Allora, sempre Genova, sempre ospiti della Trattoria Pizzeria Mulino, sono qui con Federica, la titolare. Io sono Umberto Curti di Liguci Baio, su YouTube un po' mi conoscete. Abbiamo deciso, è anche Natale, lo vedete dall'albero, di concludere questo menù ligure che vi abbiamo proposto in questi video. Potete trovare sia l'antipasto, magari lo ripetiamo un momento, I ripieni i genovese, ripieni di verdure, poi abbiamo proseguito minestrone con un genovese, grande minestrone proprio alla genovese. Poi ci siamo voluti bene con uno lo stoccafisso accumulato. stock accumulato e concludiamo adesso, Federica, con pasticceria secca classica e i canestrelli. Cosa ci racconti dei tuoi canestrelli, Federica? Certo. Ma è un dolce semplicissimo, se bisogna una buona frolla, una frolla. A me piace abbastanza il burro, quindi sono anche una che la mangia cruda, quindi la frolla è buona secondo me in tutti i modi, più sul Veramente, cotto che più, a me sempre. piace sia ben cotta, abbastanza friabile, che un pochino più cruda, comunque una buona frolla Ah, sì, è è il segreto una di golosità assoluta. tutto. Ed è anche secondo me una cosa così molto semplice, ma non così semplice da fare, quindi si fanno un sacco Richiede di un po' di prove, un po' accortezze, sì. per avere una. Il canestrello è un dolce classico, asciutto, ma Sì. molto buono, che Immancabile. Lo mangiavano con il rosolio le signore bene della Genova dell'Ottocento. Tanto poi in realtà sono dolci che raccontano un po' di storia, anche così. Per esempio, di fatto un canestrello è sul genovino la moneta antica dei genovesi. Poi per esempio nel nostro bellissimo cimitero monumentale di Staglieno c'è il famoso monumento di Cataimen Campodonico, che era questa venditrice di nocciole, di canestrelli, no? Che tutta la vita praticamente ha venduto queste cose per poi permettersi quello che era uno dei suoi obiettivi, cioè una tomba molto signorile. Canestrelli noi li condividiamo col Piemonte, no? Anche molto, gli amaretti, i baci di dama, sì. insomma, come fine pasto. Sì, è un dolce secondo me molto Sì. semplice, ma che ci sta in tutto quello che è la cucina ligure e Certo, che chiude sì. coerentemente. Sì. Un dolce cremoso, pannoso, non sarebbe Sì, nei gusti ma forse è secondo anche me. vero, perché poi insomma la pasticceria ligure cambia, vira verso le torte, la famosa Sacri Pantina, dall'Ottocento in poi, quando inizia anche questa rivalità tra le grandi pasticcerie, no? I Glenguti, i Preti, i Romanengo, i cioccolatier dell'epoca. Io credo che Romina poi piano piano non ci faccia mancare ancora una volta anche questi canestrelli. Volevo poi spendere proprio ancora due parole sull'origine della pasta folla. Perché guarda caso, grazie Romina, essendo una preparazione con burro e così via, nasce in Francia, poi aveva un nome che è pâte à foncer, e da lì poi sono derivati tanti altri impasti anche proprio della pasticceria francese. E infatti, talvolta lo chiamiamo anche, non so se l'hai mai sentito, Savarin. I Savarin sono i dolci da credenza, no? Che venivano conservati in quelle scatole, no? Sì, quelle di latta. Sì, da collezione, no? Ormai. Proprio appunto anche all'ora del tè o del rosolio si mangiavano queste cose. E devo dire, un po' a concludere, poi ti lascio la parola, che la Liguria ne ha tanti canestrelli, cioè molti comuni, addirittura al di là dei più famosi, Torriglia, Montebruno, Montoggio che usa un po' di farina di castagne, segnalavo addirittura che ne abbiamo un tipo salato, a Tarcia. Cosa ne Scusa, diamo, guarda, Romina? un passito di Pantelleria. Un passetto di Pantelleria. Ecco, con i dessert noi suggeriamo sempre di bere dolce, dolce, cioè di non diciamo, ricorrere a spumante secco, ma di bere dolce. Poi volendo proprio fare i pignoli, magari quando avete pasta frolle, cioè dolci non lievitati, i passiti, se non addirittura in qualche caso i liquorosi, il Sì. marsala, quando invece avete Sì. lievitati, quando avete lievitati, allora invece un bel moscato, un asti spumante, eccetera. Federica, lascio un po' a te anche un po' i saluti in qualche modo. Come ti sei trovata con questa serata Questa che cosa abbiamo. strana che per me è proprio atipica, è andata Sì. bene, è stato divertente cucinare apposta per questa giornata, piatti che poi magari si fanno sempre, ma prepararli per
per questo evento, che non è stato un evento perché è una cosa che non avevi vissuto, sì. Però è stato molto divertente, è stato, non so se per la gente poi sia curiosità, porti così una... Abbiamo cercato di dare anche qualche informazione, perché poi insomma tutelare e valorizzare ciò che è buono fa anche poi bene alla salute, perché insomma spesso queste preparazioni si basano su materia prima di qualità. Certo, queste cose che uno fa a casa propria, niente cose strane, la massa, cioè, nel senso cose molto semplici ma che possono portare a... Hai fatto anche bene a scegliere veramente anche ricette che poi si possano eseguire. Sì, molta... a casa. E poi tra l'altro abbiamo parlato di verdure, di olio extravergine, abbiamo parlato di pesce, ora il merluzzo non è un pesce nostro, però comunque la cucina ligure poggia anche sul pescato e quindi insomma sommato siamo mediterranei nel senso buono del termine. Certo, indubbiamente. Io sono stato felice di essere ospite di Federica del ristorante Il Mulino, che io frequento moltissimo come cliente, perché trovo che ci si stia davvero bene, che si faccia un lavoro in questo luogo anche proprio per perpetuare le tradizioni, non in un'ottica, come dire, localistica o nostalgica, ma perché comunque, cioè, credo che il futuro poggi anche sulla memoria, non solo ricordarci ciò che siamo e non dimenticarci anche delle buone regole dello stare a tavola. Quindi io penso che con un brindisi possiamo ringraziare gli spettatori che ci vorranno seguire, magari anche inviare i loro commenti, Federica. Sì, anche. Tu hai anche una pagina Facebook. Abbiamo una pagina Facebook su cui potete seguire quello che facciamo, le nostre novità, piuttosto che le nostre iniziative, serate gastronomiche, tutto quello che comunque a noi piace postare o che ai nostri clienti piace postare. Sono certo. E le nostre pizze, le nostre focacce, spesso passate le serate che facciamo. Poi da Federica si mangia bene, ma anche si digerisce bene, perché come dico sempre, poi è importante il post, no? Il post cena. A me trovate sempre online, sono Umberto Curti di Liguci Bari, voglio dire, quando riflettete un po' sull'enogastronomia ligure, magari qualche contenuto online che vi può interessare ve lo fornisco sempre. Cin cin a tutti, buon 2017. Ciao Federica, saluto.